vanno garantiti soprattutto con grande rigore e con una grande politica decentrata, certa soprattutto che vada nell'equità della spesa e vada nell'equità delle entrate. E che tutti devono pagare, non sempre solo le solite persone, soprattutto le abitazioni civili, no? Se parliamo della TAP, tutti pagano le abitazioni civili. Il problema è incidere invece su quelle attività produttive che oggi ci sono contenziosi, nell'assessore penso che già ha preso visione, contenziosi di milioni e milioni di euro che noi abbiamo cercato di intervenire su questi argomenti. I visti massivi, come anche ci avviamo, come anche abbiamo perché ovviamente essendo una funzione 10 non è obbligatoria, tu oggi
Per quanto riguarda, vedi, voi avete detto ci sono stati minori trasferimenti da parte dello Stato, ma c'è anche da dire che chi aveva fatto il previsionale a febbraio si era tenuto molto prudenziale, si era tenuto molto caldo, quindi va fatto pure a chi ha diciamo stilato il previsionale all'epoca. Come anche quando parliamo dei oneri di condono, mi farebbe piacere capire questi oneri di condono che sono entrati nel comune, dove sono stati destinati? Perché la normativa dice di chiaro che il 25% almeno vanno destinati alla manutenzione straordinaria del secondo titolo, il 25% alla manutenzione ordinaria del primo titolo e l'altro 50% alla spesa corrente in genere. Come anche un'altra domanda che mi sento di fare alla dirigente, anche tu non pensi, dirigente, che potevi, lo dici tu perché siamo coetanei, non pensi che diciamo è prevedibile un disavanzo di gestione in questo ente? E poi, entro il 15 settembre, io mi auguro di sì, il comune avrebbe dovuto comunicare alla regione Campania, stiamo parlando di